Oggi, se vuoi diventare un wrestler, puoi frequentare dei corsi di allenamento. Ci sono buoni coach e palestre adeguate in ogni angolo del mondo, anche in Italia. Ma come si tramandavano invece i rudimenti della disciplina agli albori della medesima, quindi attorno alle prime decadi del 1900, se non avevi la fortuna di poter frequentare un professionista del combattimento? Beh, che ci crediate o meno, c'è stato chi ha addestrato diverse future star insegnando loro con delle dispense spedite per posta. Il caso più famoso è quello del pioniere Farmer Barnes, uno dei primissimi super campioni che si inventò questo sistema per condividere i suoi segreti. Eccole qui, le dispense che mandò in giro. Ragazzi, avete visto? State vedendo un documento rarissimo del 1914, sigillato in una protezione per non farlo cadere sotto ai colpi del tempo. L'avreste mai detto? Cioè, imparo il wrestling per corrispondenza. E invece è successo anche questo. Ma questo documento, queste pagine, beh, sono solo una delle tante gemme del mio archivio. Continuate a seguirci perché presto ve ne mostrerò altre stupefacenti come questa.